Ora inizia certamente una nuova fase per il campionato della Pistoiese. Ora, dopo la vittoria nel derby col Prato per 2-0, netto, ma non inganni, è stata gara dura e sofferta, i numeri che quasi mai mentono ci dicono che nel girone di ritorno per ora è la Pistoiese ad aver fatto più punti di tutti. La crisi della Gian Erminio è conclamata dai fatti. 3 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 5 gare ed anche nervi a fior di pelle con la gara di ieri chiusa in 9 uomini e con squalifiche anche pesanti. In questa rincorsa c'è però anche un terzo incomodo, quel Forlì che non molla a pari punti con gli arancioni, che ospiterà a breve sempre in attesa di sapere se quella famosa gara dell'andata verrà ripetuta o meno. E purché questa decisione non avvenga come spesso è avvenuto a cose fatte. La Pistoiese ha vinto un derby anomalo, il primo a porte chiuse, mostrando grande forza difensiva, Urbietis e Viscomi su tutti e un Barzotti a grandi livelli a centrocampo, sia come rifinitore ma anche come realizzatore. Interpretata bene anche la tattica da parte di Consonni di fronte a un avversario arrivato a Pistoia non per chiudersi in difesa, ma per fare la partita. Un Prato votato all'attacco ma assai poco incisivo, a parte le parate di Urbietis. La Pistoiese è piaciuta soprattutto perché ha saputo mettere a tacere le velleità laniere con un'attenta difesa con micidiali ripartenze, legittimando un successo che avrebbe anche potuto essere più ampio, ma sarebbe stato in questo caso ingeneroso nei confronti degli avversari. Ora comincia il bello. In palio ci sono 36 punti e quelli da recuperare sono 6. Le dichiarazioni di stupore e anche di indignazione si sono sprecate per la decisione di giocare a porte chiuse. Se un semplice quanto assurdo e provocatorio video diffuso in rete può privare i tifosi di assistere alla gara più sentita dell'anno, allora vuol dire davvero che siamo messi male. Soprattutto per il fatto che per motivi di ordine pubblico la prefettura può sempre intervenire e deve intervenire per evitare incidenti di ogni tipo. Ma lo sport esce battuto. Una minaccia non era però quella da sottovalutare, una serie di mattonelle di porfido accatastate vicino a una linea ferrata pronte per essere lanciate contro il treno in corsa dei tifosi pratesi. La minaccia andava presa in considerazione, di certo per alcuni la prefettura, per alcuni appunto in prefettura, nell'immediatezza della gara ha preferito andare sul sicuro, chiudendo lo stadio a tutti. Comunque, un precedente assai pericoloso. L'amministratore unico della Pistoiese, avvocato Gammiere, esprimendo profondo dispiacere si è anche rammaricato del grave danno d'immagine dato all'esterno. E veniamo quindi al derby. Come detto, la Pistoiese ha fatto suo per 2-0, ma il risultato non inganni. Il Prato è stato in gara per tutto il tempo. Si è un po' ripetuta la partita dell'andata, con un Prato volente rosso ma poco preciso e una Pistoiese salda in difesa trascinata da un grande Barzotti. La Pistoiese l'ha fatto suo, come detto, per 2-0, ma ha dovuto soffrire a lungo la spinta di un Prato mai domo, addirittura con 5 attaccanti da filare di gara. Un grande Barzotti, un ottimo Urbietis, oltre alla tenuta difensiva, questi i motivi della vittoria che riapre per la Pistoiese la possibilità di lottare per il primato. Il Prato, così come all'andata, non è stato fortunato e ha così perso 2 derby su 2. Ma la vittoria arancione è legittima, frutto di migliore compattezza e di un cinismo e di una praticità ben studiati. Se si pensa poi che Di Biase praticamente non si è visto. Pistoiese in campo con Urbietis, Vassallo, Davì, Viscomi, Arcuri, Andreoli, Caponi, Sighinoffi, Ernasri, Barzotti e Di Biase. La notizia importante era che nel pomeriggio la Gian Erminio era stata ancora sconfitta, questa volta in casa per 2-0 da Ravenna, conferma dello stato di crisi evidente, mentre il Forlì aveva vinto. Consonni manda in campo il giovane Ernasri per Meic. Il Prato parte assai forte, va subito al tiro al primo minuto, poi un angolo, poi un colpo di testa alto e anche un giallo a Davì per trattenuta su Diallo. Pochi minuti dopo un tiro diagonale di Cela fuori di pochissimo. Insomma, per un quarto d'ora la partita l'ha fatta al Prato, che ha fatto il bello e il cattivo tempo, ma non ha sfondato. Come spesso accade nel calcio, la prima occasione valida che fino a quel punto ha subito passa in vantaggio. E il 18esimo, quando il giovanissimo El-Nasri va via di forza superando un avversario, sfera un tiro respinto da Bertini, lestissimo arriva Barzotti che mette dentro la palla del vantaggio e quella del suo 8° centro stagionale. Il Prato accusa ma riprende ad attaccare, tiro sballato di Diallo, poi un giallo anche a Vassallo per una trattenuta su Nicoli e il tutto prelude al secondo gol arancione segnato in contropiede da Sighinoffi e la sua prima marcatura. E il 32esimo, quando Arcuri serve Barzotti, capre sulla destra per l'inserimento vincente di Sighinoffi che con un destro batte ancora Bertini. Pistoiese assolutamente cinica, gioca in contropiede, Prato assolutamente sbilanciato, si getta all'attacco, ma in difesa è una tragedia. La Pistoiese legge bene gli avversari, colpisce sempre al momento giusto. Finale di tempo con un'occasione per parte.
Al 45esimo Barzotti e Andreoli sventata la difesa laniera e poi prima del fischio finale del primo tempo palla di trovate a Cela che ancora una volta sfera un diagonale fuori di pochissimo. A riposo con netto vantaggio arancione ad opera soprattutto di un ottimo Barzotti. Barzotti tornano in campo gli stessi di prima, Prata sempre costantemente alla ricerca del gol, Pistoiese attenta alle ripartenze giuste. In una di queste per poco non arrivava al terzo gol, con un tiro di Sighinolfi fuori di pochissimo. Consoni manda in campo Biagioni per Vassallo, poi Florentine per Ernasri, mentre gli ospiti continuano a rinforzare l'attacco inserendo uno dietro l'altro Mobilio, che non è a top, poi Chanamè ed infine Renzi. L'ingresso di Mobilio dà una scossa al Prato, inizia una sorta di assedio alla porta della Pistoiese che mette in luce un ottimo Orbietis. Eccellente riflesso al 25esimo quando evita con una respinta quasi sulla linea un colpo di testa di Cela, poi altra parata a due tempi su un tiro di Renzi, infine si trova addosso un tiro di Allò. La spinta del Prato scema pian piano e la Pistoiese ne approfitta servendo spesso Barzotti in serata davvero di grazia, capace di far ripartire in avanti la squadra dandole modo di poter rifiatare. Il grande impegno profuso dal Prato, senza risultati, finisce per riscaldare gli animi. Viene espulso il tecnico Daniero, si accendono nel finale anche dei Capannelli davanti alla panchina arancione. Consoni fa anche esordire l'austriaco Matic e nel recupero un giallo anche per Barzotti, migliore in campo. Finale molto nervoso, ma il risultato non cambia. La Pistoiese ha quindi vinto per 2-0 il 70esimo derby, mostrando maturità e tenuta difensiva. Il fatto che mancassero diversi elementi importanti, come ad esempio Macri, rende ancora più preziosa la vittoria. Ora, a meno di 6 dalla Gian Erminio, ogni gara è una sorta di finale da non sbagliare. Si comincia allo stadio Fratelli Campari di Bagnolo in Piano, dove domenica gli arancioni affronteranno la Bagnolese, sconfitta dal Forlì nella giornata numero 26.